oggi Santa Cecilia, vogliamo festeggiare in questo studio la santa legata alla musica. Sarà una mattinata in musica, di festa, perché in realtà vogliamo capire qual è il legame tra Santa Cecilia e la musica e come la musica può diventare preghiera anche nelle nostre vite quotidiane. Per l'occasione Antonella canterà questa mattina, quindi rimarrete, rimarrete con noi. No, non è vero, assolutamente, state tranquilli, non canterò. Però vogliamo farvi vedere qualcosa della settima arte. Verrà a trovarci Chiara Ricci per parlarci del rapporto strettissimo che negli anni il cinema ha sviluppato con la musica. Ci faremo anche una scorpacciata di film e colonne sonore. Ci spostiamo verso il centro per cominciare a capire chi era Santa Cecilia e come è legata alla musica, dando il buongiorno e il ben trovato a Di Buon Mattino a Monsignor Vincenzo De Gregorio, preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra. Buongiorno. Buongiorno e ben trovato. Allora, anzitutto buona festa, perché se c'è un giorno in cui voi siete in festa è il giorno di Santa Cecilia. Sì. Perché in realtà Santa Cecilia è patrona della musica e dei musicisti. Monsignor De Gregorio, ma perché? Perché per un equivoco che ha a che fare con gli strumenti musicali. L'organo non è uno strumento come gli altri, è uno strumento complesso, una macchina, esattamente. Per cui nella passione che fu scritta secoli dopo, a proposito della morte di Santa Cecilia, gli antichi cercarono di dare sempre un contorno anche molto plastico, molto vivo alla morte dei martiri. E allora ogni martire, San Sebastiano, le frecce, eccetera, eccetera. Santa Cecilia viene descritta nel momento della passione anche sottoposta ad una tortura che sarebbe stata quella di morire soffocata mediante il vapore acqueo. Ecco. E allora questa macchina che produceva il vapore acqueo è un organum, macchina. Allora, muore mentre fervevano gli organi, ma ferveva la macchina del vapore. Fatto sta che tutto questo viene interpretato successivamente come organo strumento musicale. Però tutto questo poi elabora una bellissima, fantastica idea che la morte del cristiano, e quindi del martire, in questo caso di Santa Cecilia, è anche una morte nella quale si realizza l'ideale della vita, poter tornare nel cuore di Dio. Allora, l'ultimo dei salmi, lodate Dio con tutti gli strumenti, c'è anche questa attribuzione a Santa Cecilia. E nel tempo poi è diventata appunto il riferimento per la musica, per tutti i musicisti, anche ai tempi nostri, quando, grazie a Santa Cecilia, nascono dal basso delle istituzioni, delle associazioni che nel nome di Santa Cecilia cercano di dare vita, consapevolezza, dignità, spessore alla musica per la liturgia. D'altra parte, insomma, se esistono patronati per varie cose, è ovvio che la certo. musica abbia una sua patrona. E oltretutto, noi quest'oggi parleremo di musica in uno spettro molto ampio, arriveremo anche al cinema, ma poi la musica è qualcosa di fortemente connesso alla Chiesa, alla storia della Chiesa, perché se parliamo di musica parliamo anche di quella che è stata la musica sacra, di come la Chiesa è stata anche preziosissima nel custodire, nel far crescere la musica. La Chiesa occidentale, da questo punto di vista, ha un merito unico nella storia dell'umanità. Se ci domandiamo come mai i cinesi non abbiano elaborato le orchestre come le abbiamo noi, così complessi, strumenti ad arco, a percussione, a fiato, via di questo papa, oppure una civiltà straordinaria. Nessun'altra civiltà ha elaborato tutto questo fare musica anche con uno spettacolo. Notate che l'opera lirica, il melodramma, è nato in Occidente, così come noi lo conosciamo, cioè una sintesi di balletto, di scenografia, di sceneggiatura, di canto, di solisti, di coro, di orchestra, di direttori, direttori di scena, luce, eccetera, eccetera. È la cosa più incredibile che sia nata nella storia dell'umanità. In Occidente, come mai? Merito della Chiesa occidentale, la quale su questo argomento, come poi peraltro sull'architettura, sulla pittura, sulla scultura, non ha mai messo delle barriere. E nel momento in cui la ricerca è connaturata all'umanità, no? Si sperimenta una cosa, dopo la si lascia, si va avanti. Ebbene, si è andati avanti anche nella musica e da questo punto di vista la Chiesa occidentale è stata intelligentissima, non ha messo paletti. Sperimentiamo? Bene. Canto gregoriano, monodia? Bene. Comincia la polifonia? Va bene, sperimentiamo la polifonia. Cominciano gli strumenti che fino a quel momento lì erano un po' in odore, maleodore di paganesimo, ma la Chiesa occidentale accetta gli strumenti nel suo culto. E tutto questo ha determinato la storia della musica occidentale. Tanto è vero che se noi ascoltiamo la Nona Sinfonia di Beethoven ed ascoltiamo dello stesso Beethoven la Missa Solemnis,
abbiamo le stesse strumentazioni, gli stessi colori, gli stessi timbri, gli stessi modi di concepire le forme musicali. Dunque tutto questo è nato in Occidente, grazie a Santa Cecilia e alla Chiesa che ne ha fatto la sua patrona. Monsignor De Gregorio, c'è una terra che è strettamente legata alla musica, è la nostra, la sua, la mia, quindi stamattina vogliamo farle anche un piccolo regalo. Vogliamo andare a Napoli, terra di musica, terra di mandolini. E non lontano da casa sua c'è un'antica liuteria, la liuteria Cacace ci porta, Calace ci porta, Serena Cirillo. Io sono la quinta generazione che De Calace che sta in questa particolare attività. Il tutto è nato nel 1825 perché il mio trisavolo era anche il capo dei Carbonari e difatti fu arrestato, gli furono confiscati tutti i beni e portato nel carcere borbonico di Procida come prigioniero politico. Probabilmente ha conosciuto stesso in carcere, ha avuto contatto con questo strumento. Che bello caffè, pure in carcere osanne fa, con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. La grande espressività del mandolino l'ha fatto diventare uno strumento obbligatorio quasi nella canzone napoletana per la possibilità espressiva, perché il tremolo, questa tecnica, dà una grossa possibilità al mandolino. Il tremolo si può fare in tante maniere, più veloce che esprime, diciamo, allegrezza, oppure più mesto, quindi è una possibilità. La stessa nota può diventare allegra, oppure può diventare molto più mesta, diciamo. Quindi questa grande espressività l'ha reso uno strumento molto popolare e questo gli ha fatto male, perché lo strumento, mentre il mandolino prima è uno strumento colto, poi questo fatto che l'ha fatto diventare troppo popolare l'hanno un po' lasciato il mandolino. Un mandolino suonato bene sembra una bella voce femminile, questa è una cosa che si dice sempre, effettivamente per la possibilità di grande modulazione, un suono particolare. E diciamo, è un suono particolarmente cantabile, c'è cioè un suono che fa dei motivi molto belli, che si seguono molto bene, quindi questo è un motivo anche della grande diffusione per la canzone napoletana, che è tutta puntata sulla melodia. Ma voglio dire, se Bach, Mozart e altri hanno scritto per mandolino, forse non è uno strumento solo popolare, questo è da precisare. Questi sono i suoni che ci arrivano dalla terra napoletana, e terra che vai, storia musicale che incontri. E voi l'abbiamo presentata prima come preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra, voi all'Istituto di Musica Sacra un po' tenete abbracciate insieme tutte quante queste, tutte le culture possibili, perché ci sono tantissimi studenti che vengono anche da ogni parte del mondo e in qualche modo quello diventa un ulteriore punto di incontro e di commistione. Sì, soprattutto da ogni parte del mondo, perché in Italia, in Europa, siamo pieni di istituzioni musicali di grandissimo valore, ma per questi giovani ragazzi, ragazze, suore, preti, laici, che vengono dall'Africa, dall'Estremo Oriente, eccetera, alle spalle non c'è una scuola musicale costituita, organizzata, di tradizione, e soprattutto non c'è la scrittura musicale. Anche qui veniamo nell'ambito del merito di Santa Cecilia e della Chiesa Cattolica, perché la più perfetta scrittura musicale, tale da poter scrivere su un pezzo di carta un suono alla sua altezza esatta e con la sua durata esatta, è nato in Occidente, grazie al fatto appunto che la Chiesa permise alla polifonia di cominciare ad essere presente nella liturgia. A questo punto, se uno canta una cosa, uno suona un'altra, ognuno deve sapere quello che sta facendo e quello che stanno facendo gli altri. Di conseguenza la scrittura musicale è nata lì. Allora, questi ragazzi che vengono a Roma a studiare hanno soprattutto bisogno di acquisire delle tecniche che poi possano servire alla loro elaborazione, alla loro musica, perché intanto questa musica ha bisogno di essere studiata e conservata. Stiamo attraversando un momento tremendo dell'umanità, perché ormai siamo globalizzati e questi ragazzi che vengono da una società nella quale tutto è tramandato oralmente, nel momento in cui diventano cittadini del mondo, le loro tradizioni vengono perse. I vecchi stanno morendo.
e quindi questo patrimonio tradizionalmente trasmesso di generazione in generazione rischia di morire, perché ormai tutti ascoltiamo le stesse cose, no? Perché in internet anche i nostri ragazzi che stanno in Africa sono ragazzi della media borghesia che frequentano il web e via di questo passo. Per cui questa tecnica, questa professionalità della musica occidentale che noi insegniamo serve anche a loro, anzi soprattutto a loro, per poter studiare ed elaborare e tramandare la loro musica. Monsignor De Gregorio, abbiamo parlato del legame tra Santa Cecilia e la musica, non abbiamo raccontato chi è Santa Cecilia, chi è stata e perché è diventata martire. Lo facciamo tra un attimo dopo la pubblicità. Continueremo a parlare di musica e fede. Sant'Agostino lo diceva, chi canta prega due volte. E poi ci sarà anche un bellissimo spazio dedicato alla musica nel cinema. Tutto questo dopo la pubblicità. Auguri ancora a tutti coloro che portano il nome di Cecilia oggi nella giornata di Santa Cecilia. Noi vogliamo parlare di musica di Buon Mattino, lo stiamo facendo con Monsignor Vincenzo De Gregorio, preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra, quello che potremmo definire il Conservatorio del Vaticano, insomma, per semplificare. Conservatori che hanno una storia particolare, ce l'accennavi anche poco fa. Sì, è una storia straordinaria, che è la cura dei bambini e soprattutto dei bambini fragili, un argomento sempre sensibile in tutte le generazioni. Nel 1500 le prime vittime, come sempre, delle pestilenze, guerre, carestie, violenze del mondo degli adulti sono i bambini. In modo che nella chiesa nascano delle confraternite che si occupano di custodire questi bambini insegnando loro un mestiere. E insegnavano tutti i vari mestieri che all'epoca erano i taffettari, i cordonari e via di questo passo, tra questi la musica, perché è un'epoca della quale non esisteva la musica riprodotta. Oggi con un click fai la musica in qualunque momento, ma nasce un re si fa musica, ma un re si fa musica, si fa un matrimonio si fa musica, una festa popolare si fa musica, la musica era un mestiere certo. Di modo che con grandissima intelligenza a questi bambini viene procurata una formazione musicale che naturalmente nelle migliaia di casi trova anche l'occasione per delle eccellenze. I più grandi nomi della musica dell'Occidente, che poi hanno esportato da Napoli la musica in tutta l'Europa, da Madrid a San Pietroburgo, nascono a Napoli e sono anche quei nomi che diventano famosissimi: Piccinni, Pergolesi, Scarlatti e Porpora, Leo, via di questo passo. E tutti questi nascono nei conservatori, che appunto diventano delle scuole di riferimento per come si struttura la formazione di un musicista. E quindi suonavano, cantavano insieme, si mantenevano questi ragazzini anche andando a contare le varie feste, in modo che guadagnavano qualche cosa ed erano tutelati. Noi abbiamo trovato negli archivi del Conservatorio di Napoli, quando ero direttore, l'abbiamo sistemato, addirittura i documenti con i quali si dice quanto mangiano, cosa devono mangiare, e addirittura veniva fornito anche ai più grandi del vino. Per dirvi, e soprattutto poi le spese per i cappotti, le zimarre le chiamano lì nelle cronache. Quindi una straordinaria storia di formazione e di assistenza alle persone fragili attraverso l'insegnamento della musica, mestiere certo. Monsignore, abbiamo detto la musica come mestiere certo, noi stamattina stiamo proprio celebrando la musica come arte, come strumento di salvezza, perché appunto diceva, i bambini più fragili attraverso l'imparare un mestiere certo possono salvarsi e salvare altre vite, ma di fatto posso chiederle per lei che cos'è la musica? Gran parte della sua vita dedicata alla musica, ma se dovessi chiederle... Ecco, io sono nato in un paesino, sull'isola di Capri, Anacapri, e da bambino ancora all'epoca Capodanno era una festa popolare, tutto il periodo natalizio, e la banda Putipù. Nella banda Putipù tutti si esprimevano con gli strumenti a percussione, tricaballacco, crocro e via di questo passo, e si cantava. Io cantavo in chiesa, mi avevano sentito e gli organizzatori mi fecero cantare per Capodanno una canzone che faceva Massiu, 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 sto paese una novità, dedicata a Capri. Da lì fui ascoltato da un insegnante del Conservatorio di Napoli, Emilia Gubitosi, e fui trascinato, portato a Napoli al Conservatorio. Cioè la musica in una società che è viva diventa l'occasione per tutti di esprimersi, magari poi resta lì, oppure diventa qualche cosa da percorrere professionalmente.
se la musica nei conservatori diventava uno strumento per utilizzare una parola molto frequentata nella musica per aiutare e salvare i bambini, così diventa anche un modo per dare lavoro attraverso chi costruisce proprio gli strumenti musicali. Siamo andati prima nella terra di Napoli, adesso vogliamo volare verso Cremona, altra terra con un'importante tradizione musicale, con questo servizio. Consiste nella costruzione di violini, viole e violoncelli, per cui strumenti ad arco. È un lavoro artistico e si parte dal pezzo di legno grezzo proprio attraverso diversi processi di lavorazione sempre manuali, completamente manuali, si può arrivare al violino finito. Io e mio marito Maurizio, condividendo lo stesso lavoro e chiaramente la famiglia, passiamo praticamente 24 ore su 24 assieme. È un continuo condividere. La costruzione del violino dura parecchio tempo e questo dà modo a noi di venire più volte in contatto col committente dello strumento. E allora, più che un rapporto di lavoro, si instaura un rapporto di amicizia che va ben oltre la costruzione dello strumento. La prima volta che viene suonato qua in laboratorio è sempre qualcosa di emozionante, perché il lavoro che è durato mesi praticamente viene portato a termine e senti i frutti di questo lavoro. Ed è sempre, ogni volta, un'emozione diversa, ecco. È emozionante sempre, ogni volta che viene imballato uno strumento e viene spedito dall'altra parte del mondo, comunque in un paese che non è l'Italia. È come se un componente della famiglia uscisse di casa. Io penso che il vero fascino del lavoro del liutaio sia quello di soddisfare sia il violinista, ma soprattutto il pubblico che ascolterà lo strumento suonare. Penso che quella sia la soddisfazione finale più grande. Monsignor De Gregorio, vedendo le lacrime della signora nel confezionare un violino, immaginare la musica che ne verrà fuori e quanta gioia potrà dare alle persone, ci dà un po' il senso di quella che è la musica, un donarsi, un donare se stesso, donare la propria arte, donare il proprio mestiere agli altri. Ed è sempre un fatto assolutamente personale. Dobbiamo considerare una cosa. Perché si dice sempre la musica e le altre arti? Perché le altre arti esistono. Un'architettura è lì, una pittura è lì, una scultura è lì, sotto gli occhi di tutti. La musica non esiste. Non esiste finché non c'è qualcuno che la faccia. Quindi è sempre un qualche cosa di assolutamente originale, di assolutamente donativo, perché è in quel momento che io sto suonando per qualcuno, dopodiché è irripetibile. Questo è il mistero della musica. E è stata pronunciata la parola dono, ed è una parola importante per quanto riguarda la musica. A proposito dei conservatori, prima si diceva che la formazione umana diventa poi formazione musicale, ma è anche vero il contrario oggigiorno, e la formazione musicale diventa educazione e formazione umana per l'individuo, non ti fa solo imparare una bella melodia o come eseguirla. Assolutamente sì. Quando ero direttore del conservatorio ho fatto un'esperienza singolare. Nascevano i primi rappresentanti degli studenti nelle istituzioni, prima quando ero ragazzo io manco a sognarsi. Bene. I più bravi rappresentanti degli studenti sono sempre stati i chitarristi. Mi domandavo a un certo punto come mai. Perché il rigore del chitarrista, che con entrambe le mani crea il suono, il violinista con una tira l'arco e con l'altra, invece i chitarristi
i pianisti hanno i suoni già fatti sotto le dita, quindi è una questione di tecnica, ovviamente, poi di musicalità, ma i chitarristi hanno un rigore tremendo, perché nessuna delle due può andare fuori pista. Allora ecco il rigore della formazione musicale. Le nostre istituzioni pubbliche sono stupide, perché tempo fa ho dovuto fare un intervento a sostegno di una banda musicale nella quale, che opera in un piccolo comune, non vi dico dove, dove l'amministrazione comunale comincia a pretendere il fitto della sala per la banda che fa le prove, che fino a quel momento non era stato esigito. Ho fatto una letteraccia nella quale dico: benedetto Dio, ma vi volete convincere che dovete voi pagare questi? Perché dei ragazzi che fanno prova musicale due volte alla settimana stanno sicuramente lontani da tutte le forme di devianza che sono possibili a farsi, perché la musica è rigore, è rispetto dell'altro, la musica fatta insieme educa al sentirsi, al confrontarsi, la musica fatta insieme crea un rigore interiore ed un rigore di relazione, è fantastico come mezzo educativo. E non a caso, ecco, con Platone noi troviamo che la musica è assolutamente una cosa pubblica, e addirittura ai tempi di Platone era proibito introdurre melodie nuove per paura che certe melodie potessero, anziché educare, potessero corrompere. Che bello, Monsignor De Gregorio, fare questo viaggio con lei. Abbiamo scelto in realtà il pretesto di Santa Cecilia per parlare di musica. Un messaggio a quei ragazzi che ci guardano da casa, o a quei genitori che ci guardano da casa. La vediamo, tra l'altro, alle prese con l'organo e lo strumento di elezione della sua vita. Che cosa può dare la musica a tutti quanti noi? La musica può dare il senso dell'esistenza, perché aiuta a comprendere che tutto ha un inizio e tutto ha una fine. E la vibrazione che è il prodotto, anzi è la causa della musica, e ci dà anche il senso del sentire insieme. Si vibra, se non si vibra si è inerti, se non si vibra si è morti praticamente. E quindi il motivo per il quale la musica diventa un necessario, indispensabile elemento che accompagna tutta la vita è esattamente in questo: la musica ci aiuta a essere vivi. Grazie Monsignor De Gregorio per aver celebrato Santa Cecilia. Scusate solo un secondo, ma questo è lei? Sì. È lei da giovane? 35 anni, Breccia di Como. Sì. Volevo, scusate, ma avevo visto questa bene, foto e meritava la bellezza di una vita in musica. Grazie a Monsignor Vincenzo De Gregorio. Grazie ancora.